Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di Xiaomi Redmi Note 4, terminale appena uscito di casa Xiaomi di fascia media. Ringrazio honorbuy.it, metterò il link per l'acquisto in descrizione per il telefono in prova. E ho deciso di fare un video molto più corto del solito, dove parlerò diciamo a linee generali del telefono, perché comunque questa serie Redmi Note, diciamo che è un'ottima serie, visto che io personalmente uso un Redmi Note 3 Pro, col quale farò un breve confronto, però secondo me Xiaomi ne sta facendo un po' troppi. Se vi ricordate, ha fatto il Redmi Note 2 2 anni fa, poi il 3 dopo 2 mesi, poi il 3 Pro, poi questo, tutto nell'arco di pochissimi mesi. Quindi è una serie un po' su cui diciamo Xiaomi sta un attimino esagerando, secondo me, e devo dire che nell'utilizzo quotidiano, fra questo e un altro telefono come potrebbe essere il Redmi Note 3, non ci sono grandissime differenze. Per questo voglio fare un video molto veloce con qualche confronto al volo col mio terminale, e poi in questi giorni farò un video dove un vlog un po' provocatorio, nel senso che spiego il perché di questa mia scelta, che penso sarà, non sarà l'unica volta che farò un video del genere, perché ormai i telefoni secondo me stanno diventando un po' troppo diciamo sempre la stessa minestra. Comunque ne parliamo nel vlog che farò proprio a breve, perché adesso c'era un po' con quella di fare questo vlog. In ogni caso, allora, Redmi Note 4 sicuramente uscirà il 4 Pro, immagino, fra pochi mesi. Comunque, questa versione ha un processore MediaTek Helio X20 con Mali-T880 come GPU, 3 GB di RAM e 64 di memoria in questa versione, mentre c'è anche la versione da 16 GB con 2 di memoria RAM, ovviamente memoria espandibile, dual SIM, eccetera, eccetera. Diciamo che consiglio ormai 3 GB e 64 di memoria, visto che la differenza è di una ventina, trentina di euro, quindi farei questo piccolo sacrificio personalmente. Come design, diciamo subito che c'è, boh, nella parte, uno è nero, uno è bianco purtroppo. Diciamo che nella parte frontale non c'è una grandissima differenza, le cornici sono leggermente più grandi, forse addirittura sul Redmi Note 4, quindi una cosa che non è stata migliorata. L'unica vera differenza è nelle cornici. Come vedete, il Redmi Note 3 Pro, che è anche leggermente più basso, ce l'ha stondate, mentre il Redmi Note 4 ce le ha, diciamo, piane, orizzontali, quindi sì, un po' più taglienti, però comunque la touch and feel è molto buona, l'ergonomia anche è ottima, e nel complesso, come design, forse è più bello, sì, è più bello, più moderno il Redmi Note 4, anche dietro molto simile, come vedete, cambiano le due linee, e che qua il telefono è interamente in alluminio, mentre qua abbiamo le due parti in alto e in basso in plastica, ma a livello di ricezione, ve lo dico subito, cambia poco. Ho provato, il 4G prende bene, la ricezione è molto simile, con la stessa SIM su entrambi prende la stessa maniera. Anche la qualità, ve lo dico subito, microfono, audio, è sim veramente simile, vanno usati gli stessi componenti. Il retro, come vi dicevo, è praticamente identico, la fotocamera è passata da una 16 a una 13 megapixel, e basta, il sensore funziona molto bene su entrambi. Il resto più o meno nella stessa posizione. L'unico miglioramento è dal punto di vista audio: la cassa sul Redmi Note 3 era dietro, mentre qua abbiamo una cassa nella parte bassa, quindi se appoggiamo il telefono il suono non viene attutito come magari succede a volte sul Redmi Note 3 e 3 Pro. Ok, una cosa che non mi è piaciuta, però, oltre alle cornici che non sono grandi, però insomma avrei fatto un piccolo miglioramento rispetto al Redmi Note 3, è il fatto che il telefono pesa decisamente più del fratello, del precedente fratello, insomma, visto che pesa 175 grammi, che è un peso, insomma, non è eccessivo, ma essendo abituato a questo, pesa 10 grammi abbondanti di meno, vi assicuro che si sente, per di più questa è anche una pellicola a vetro, che quei 3-4 grammi li va ad aggiungere. Ok, allora, a livello di fluidità, posso dirvi che rispetto al Redmi Note 3, quindi non alla versione Pro, sicuramente dei miglioramenti ci sono stati, il processore è il doppio più potente, e nell'utilizzo quotidiano sì, questo un po' si è avverato rispetto al vecchio Redmi Note 3 normale. Rispetto al Pro, che è il mio, non ho notato alcuna differenza, perché a livello di potenza sono veramente molto simili. Boh, se dovessi citarvi i punteggi su Antutu, posso dirvi che qua siamo a 80.000, qua a 90.000 circa, quindi anche qua molto vicini come punteggi. Ho provato ovviamente i soliti Real Racing, Beach Buggy, Pokémon Go, tutto su entrambi, e vanno pressoché identici. Scalda leggermente di più secondo me il Redmi Note 4, quindi il MediaTek forse leggermente qualcosina in più, anche mentre ho girato un video in 4K scaldava leggermente di più, però si parla veramente di cose da poco. Ripeto, fluidità molto buona, per il resto ovviamente le impostazioni e l'interfaccia è la stessa. Abbiamo la MIUI, quindi come sapete tutte le applicazioni sul desktop, non abbiamo il menu delle applicazioni.
un sacco di personalizzazioni, eccetera, eccetera. Se non mi dovesse piacere, ovviamente si può scaricare un launcher e quant'altro. Qua adesso l'ho sbagliata perché prima ho tolto la sim, ho fatto un po' di casino. Comunque, dicevo, il concetto è che il telefono, ripeto, è pressoché identico. Vi mostro giusto la fotocamera per vedere un po' gli scatti che ho fatto, che è l'unica differenza, che effettivamente forse sono leggermente migliori le foto, nonostante 13 megapixel, qua ne avevamo 16, le foto mi sono parse leggermente migliori. Quando dico leggermente intendo veramente che la differenza è minima e insomma non si nota più di tanto. Qua con buona luce è venuta bene, il dettaglio è ottimo, insomma anche qua l'esposizione è buona. A volte l'autofocus non è proprio precisissimo, però solo con poca luce, questa è la macro che è venuta molto bene. Ah, scusatemi. No, giusto. La casetta, ecco un po' di rumore video qua nell'ombra, ma insomma in media assolutamente con gli altri device di fascia anche un po' più alta. Ecco, quindi come vedete la fotocamera è leggermente migliorata e anche il discorso dell'audio, però come potenza e qualità è tutto molto simile. In poche parole, adesso voglio arrivare subito al succo del discorso. Anche il browser, ho provato Chrome su entrambi, girano esattamente alla stessa maniera, quindi molto bene. Tutte le applicazioni, apertura, chiusura, ho fatto tutti questi test qua per vedere un po', visto che questo qua lo uso da 4 mesi, ormai lo conosco a memoria. E niente, il discorso della batteria, anche la batteria un leggero miglioramento. Già il Note 3 Pro l'avevo esaltato, nel senso che aveva 4000 mAh, questo ne ha 4100. Diciamo che avevo fatto abbondantemente la giornata con questo, e con questo idem, leggermente meglio, ma secondo me io faccio sempre paragone con questo adesso, che era uno dei migliori come batteria. Questo è un po' calato perché in questi 4 mesi l'ho devastato con Pokémon Go, ci ho giocato ore al giorno con la power bank attaccata, quindi insomma la batteria qua sicuramente mi sono accorto che è un po' calata come prestazioni. Però sì, questa qua è una batteria veramente eccezionale. Quindi andiamo subito al sodo, prezzo e mie conclusioni. Allora, entrambi sono ovviamente ottimi telefoni, costano sui 200 euro netti circa su Onorbuy, e vi consiglio di prendere, scegliete quello che volete, fate un po' i vostri conti, secondo me sono ovviamente equiparabili. Nel complesso io preferirei comunque prendere insomma, apprezzo un po' di più i Qualcomm in generale come processore. Sì, questo è un discorso mio, proprio molti sostengono che sono superiori, ma io penso che anche MediaTek ormai siano veramente validi come processori, quindi qua è più un mio gusto. E se dovessi seguire i miei gusti, vi consiglierei comunque il Redmi Note 3 Pro 3GB 32. Ovvio, per i termini di prezzo avete comunque più giga qua 64, però stessa RAM, il display è identico e anche la fotocamera, vi dicevo, leggermente meglio, ma anche questa è molto valida, e ovviamente un sistema pressoché identico. Ho trovato comunque l'ottimizzazione della MIUI migliore sul Redmi Note 3 Pro, che comunque è fuori da più tempo, quindi al momento è un attimino supportato meglio, ma anche il Redmi Note 4 a breve verrà supportato meglio sicuramente. Quindi insomma, tenete in considerazione tutto questo. Io vi dico che a parità di prezzo sono telefoni veramente molto simili e le scelte devono essere dettate dal design, quindi anche qua ripeto, più pesante il Redmi Note 4, che può essere fastidioso, però come design forse è leggermente più bello, e però qua sono gusti, ripeto. E altra cosa dalla memoria, dal taglio di memoria, che comunque ripeto è espandibile, e qua abbiamo 32 giga, quindi più che sufficiente. E basta, per il resto sono ovviamente lo stesso telefono, quindi per questo non ho voluto fare un video approfondito, vi ho dato direttamente la mia opinione e niente, spero che vi sia stato in qualche modo utile, più utile dei soliti video che ormai secondo me stanno stufando un po' tutti, siamo 20.000 recensori che proviamo sempre gli stessi telefoni, sempre diciamo le stesse cose, quindi cercherò adesso di trovare qualcosa di diverso perché sì, io apprezzo, mi piace un sacco ancora provare i telefoni, però mi rendo conto che ormai le cose da dire sono sempre di meno purtroppo. Quindi dai, per questo video è tutto. Scusate la stanchezza, ma sono le 11 e mi hanno un attimo appisolato. Noi ci vediamo nei prossimi video, se avete domande fatele pure nei commenti, lasciate un bel like al video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!